Oggi sono 40 anni dal terremoto dell'80. Che cosa ricorda di quel fatidico giorno? Stavamo a tavola, stavamo giocando a carte con mio padre e mia suocera. All'improvviso ci sentimmo... Non girava volto, all'improvviso. Io subito individuai che era un terremoto. Presi i miei due bambini, mia moglie era incinta, scendiamo per gli abito al quinto piano senza ascensore. Piano piano, e fortunatamente riuscimmo a scendere giù, ma ero preoccupato per mio padre e mia suocera, che erano anziani. Beh, fu una cosa così che non mi posso mai dimenticare. Mia suocera e mio padre, mia suocera fu veloce, arriva prima di noi, scette e cosce, proprio se fui esagerato. Arrivamo giù e tutte le persone stavano titubanti, appauriti di questa situazione. Questo è un ricordo, la paura che mi fece, fu terribile. Io mi ricordo forse poi ieri, che dopo un poco, un paio di mesi, mia moglie partorì e fece un'altra bella bambina. E quella chiamava la figlia del terremoto. Erano verso le 19, stavo vedendo la partita per televisione e sentì un boato tremendo, mi pensavo che era l'autobus della Vesuviana. E poi sentendo strillare me ne sono accorto che stava il terremoto. Io stavo a casa di mia suocera, ho fatto le scale dalla paura, mentre mia moglie ha dimostrato di essere una donna, Madonna con la D maiuscola, si è stata sopra vicino alla mamma, il papà, diciamo alla famiglia, ma io l'ho fatto istintivamente, non è che sono un vigliacco, è stata una cosa istintiva. E poi dopo siamo scesi nella piazza della chiesa del Cane e verso una certa ora ce ne siamo andati verso Sant'Antonio, abbiamo dormito in un pullman. E ricordo, queste tragedie purtroppo sono cose della natura. Si ricorda tutto e tutti quanti noi ricordiamo quegli attimi, però mi ricordo che stava facendo la partita, un forte boato e io su per giù pensavo che erano qualche bomba, perché si faceva molto il terrorismo in quegli anni, era un periodo che si facevano gli attentati. E poi abbiamo capito che era questo fatto qua, ci siamo trovati alla sprovvista, e un fuggi. Oggi sono 40 anni da quel fatidico giorno, il terremoto del 1980. Che cosa ricorda? Stavo lavorando nell'ospedale Annunziata e siamo andati al parco di divertimento che andavano tutti i bambini che stavano giusti là. E siamo andati a prenderli e portarli un'altra volta in sede. Poi dopo sono andato a casa e ho trovato la mia famiglia in mezzo alla strada. Questo ricordo. Sono cose drammatiche, si vedono ancora oggi che stanno parlando. Il problema è che qua si deve cambiare il mondo politico. Non fanno niente per me, per nato e per nato. I giovani lavorati stanno in mezzo a una via. Sento ancora la gente ancora sotto quelle case là, senza un aiuto, soltanto le promesse l'hanno fatto tanti anni fa. Però questi governi che stavano prima avevano promesso a questa gente qua, di là, però non si era risolto niente. Purtroppo questa gente qua deve vivere ancora così. Era ragazzo, era proprio la prima volta che avevo questo terremoto in corso e stavo in un cinema corallo proprio qua quando ci fu questa scossa e c'è stato un panico totale, quindi diciamo la paura soprattutto per le persone anziane che non riuscivano a correre, quindi per questi disagi che poi si sono susseguiti successivamente. Comunque è stato un brutto ricordo che è stato poi rimosso nel tempo. Che cosa ricorda di quel fatidico momento, il 1980? Il terzo figlio che scendeva dalla casa dei miei suoceri, le scale facevano zig zag. Mi ricordo questo purtroppo. Una nottata nella villa comunale, però siamo ritornati in casa e tutto. Tutta un'oscurità, i palazzi che tremavano, gente che in strada che piangeva. Io però quasi non l'ho avvertito il terremoto perché stavo per strada. E poi comunque la prima cosa sono corso a casa per vedere come stavano i fatti riguardo la mia famiglia.
Nel mio quartiere tutta la gente fuori dalle case che tremavano, piangevano. Però sinceramente io la scossa, diciamo, per quanto mi riguarda a me, non l'ho avvertita perché stavo per strada. Questo è comunque. Poi comunque mi ricordo una cosa proprio straziante, proprio brutta, la gente che piangeva.